Ciao ragazzi, qui per Normal Comics. Benvenuti in questo nuovo video. Si è trovato il super sfondo con tutte le nostre super buste. Queste sono un po' di meno, però si vede, si nota. Questa volta non abbiamo fatto la montagna di pacchetti. Continuiamo il nostro super challenge. Sì, Siamo tutti a due, tutti e quindi due. due pari generale. Oggi chi fa, cioè chi roba più italiani vince. Facciamo Sì. così, tranquillo, quindi molto Come si facile. fa a capire se un giocatore è italiano? Semplicemente c'è la bandiera dell'Italia tutto. Allora, io direi che dato che la manita oggi mi sta simpatica, Inizio partirei con te io? la manita. Comunque, va va bene, bene, la Monti nazionalità Python. è qui Ragazzi, la segnata. bandiera, ovviamente verde, bianca e rossa. Ma lo sapete Esattamente. meglio di me, dato che ovviamente andate a scuola, studiate. Fatelo sempre, raga, mi Bravi. raccomando. Ah, Vai! ok, posso scegliere tra tutte, sia quelle di sfondo che quelle azzurre? Ah, scegli le Va azzurre, bene, scegliamo scusa. le azzurre, dai. Andiamo, non Questa voglio te l'ho rovinare lo segnalata sfondo. proprio perché c'ha tutti i giocatori spagnoli. Eh Perché? Se sì. trovo tutti spagnoli uccido, no, scherzo. Allora, Strelitz, chi è? È il fratello di Belez. Ma è strano, quindi è Strelitz. Può Ok, della essere. Cecoslovacchia, credo. Perdonatemi, ma non le riconosco tutte le bandiere. Albania, vabbè, facile, Aslani. Poi abbiamo Hellas Verona, lo squettino non è niente. Radu è Bello, rumeno. eh? Se non mi erro, Hernandez è Quanta francese. roba! Subito 5 punti per la manica. Mamma mia, che gufata, ragazzi. Hashtag gufo. Hashtag gufiamole. Valessia, vai. Vado io, apro questo pacchetto qui, dai. Secondo me Vergogna. un paio di italiani qui. Mentre stiamo registrando, l'Inter ha vinto la Supercoppa italiana, quindi complimenti all'Inter, ho visto il gol, Vabbè, raga, mamma mia. fun fact, ci siamo collegati, tipo, dai, speriamo che l'Inter sia il preciso che gol, la cagiamocene. Intanto qui tre giocatori di Serie B, nessuno italiano manco qui. Poi Ancora Albania. Albania, Manai, sì. Manai, ok, Arthur, Brasile. Brasil. E poi scudetto del Cagliari e un punto con No! Molinaro. Bene, bene, quindi mi porto in vantaggio per ora. Beh, non male, Alessio. Ora trovi tutti i brasiliani. Ecuador con Caicedo. Tesman, Wow, USA. USA! Dionisio italiano, ma Non non è un male. giocatore. Badel è croato e Ungla è camerunense. Beh, Quindi sono peccato. ancora in vantaggio. Ai ai ai, ai ai ai. Evento raro Alessia questo. passa davanti, ma. Chiaro, eventuale, eventuale, qua le dici tu, Che Challenge, dici? Alla fine chi vincerà il mega challengeone con tutte le challenge? Che vince, ragazzi? Una pizza? Vince una pizza, Lo vince facciamo? 150 bustine, Dobbiamo raga, ancora perché? decidere. Facciamo così: chi vince il mega challengeone totale si vince una pizza. E la challenge, diciamo, il mega challenge finisce quando finisco tutte le bustine. Va Di bene. questi due box, ovviamente. Ok, Barak è cieco? È cieco? Boh, fino a mo' l'ho visto tirare, segnavo. Ok, poi abbiamo Maksimovic che è serbo. Poi abbiamo la Un'altra Supercoppa! volta! Mentre finisce la Supercoppa. L'abbiamo trovata mentre stava finendo, abbiamo trovato pure quando possiamo dire l'ha vinta l'Inter, raga, ufficiale! Bella ragazzi, Ma a tu meno che il devi... VAR non abbia chiamato subito dopo che abbiamo chiuso la Ma tipo, diretta. raga, 2 minuti Controlliamo. fa l'ha vinta, eh! Ok. Anzi, controlliamo, non si sa mai! Poi abbiamo Mkhitaryan, che è armeno, non lo sapevo proprio. Hernani, che è brasiliano. Niente ragazzi, non trovo neanche un italiano, a parte la Supercoppa italiana che mi regala 10 punti. Wow, non è Ah, perché vero così. italiana, bro? Perché Esatto. ha vinto l'Inter, quindi Sì, ufficiale. Ok, bene. Raga, comunque c'è assurdo, è veramente. C'è Bonucci che pensò abbia ammazzato il quarto Non ha uomo. fatto una scenata Ho tremenda. visto comunque la durata di un istante in cui se lo stavo mangiando. Io penso sarà stato espulso. Voglio sperare perché ha fatto una scena assurda. El Shaarawy, italiano, quindi mi porto Mamma due mia! punti. Due punti. Poi, Yayalo! Yayalo che Questa qua è la da Bosnia. Bosnia-Herzegovina. Sì. Esattamente. Poi, scudetto del Brescia, E Cataldi contro l'italiano Cesc. vabbè, lei E ordina la quindi pizza, arrivo a raga, chi è tre strefo? punti e poi Belez. E Che vabbè. fratello di Strelitz. Esattamente, L'abbiamo trovato prima. bro, bravo. Ma che challenge è? Oh. Siamo ancora a zero. Tu sei a zero, pure la Sì, seconda anche parte. Bene, vabbè, Brescia sto te. No, opportunità. anche E da... te. Ehi, No! boss! Zaniolo. Zaniolo. Vai, Niccolò. Haas, fratello di Haps. E il Strandberg, fratello di Svanberg? Ceccaroni va da Ceccaroni due. check! Mi Ceccaroni stai check. quasi raggiungendo. Io vi guardo! E tu ci guardi da giù, fra, da giù. Sì, un solo pacchetto per recupero tutto, dai, dai. 3-2, Sicuramente. dai, ce la posso fare, ce la posso fare. Scuotimento! Questo è il terzo pacchetto che apri. Sì. Sì. Terzo pacchetto, terzo round. Se non troviamo anche un italiano qua, veramente E stavo per troviamo Dries urlare. Mertens che è napoletano, quindi vale. È più italiano di tanti altri, quindi io Esattamente. te lo farei valere. Meret è italiano, sempre Napoli, tra parentesi. È buono, il primo punto per me, dai. Tra l'altro, E sono tre, dai. no, No, non male. no, no, no,
non contano. Pietro abbiamo usato pochissimi Serie B, lo sapete? Vero, vero. Particolare, male, andiamo proprio male, ragazzi, però ci manca, quindi bene. E poi la regia, ragazzi, italianissimo, ma niente. Quindi, 3 punti per me, 2 punti per Gaetano, 1 punto per Simone. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Ah, io vado con il mio terzo pacchetto, vediamo un po' quanti aprirne ancora. Sì. Andiamo con quest'ultimo round, ma adesso ne faremo un ultimissimo, per dare un'ultima possibilità. E io vi sorpasserò, sappiate. Questo ci sorpasserai, bro. La squadra femminile della Samp. 3 italiani, cioè, 3 giocatori del Cittadella, squadra dell'Atalanta, Cranio, italiano, e mi porto a 4 punti, e poi Gonzales argentino, quindi 4-2-1, vado io. Vediamo un po' se riesco a fare 2 punti e riportarmi anche a 4. Il primo lo faccio con Cambiaso, vado a 3. 4 punti, no! Caputo, no. Dai, no! C'è Pitelli. Questo ci credo, full Italian Pack. Però è sorpasso così. 5 punti, raga. 5 4 1. Uno, ultimo ma... giro. Quanti giocatori ci stanno in un pacchetto? 5, eh? 5, sì, sì. Ma tipicamente più di 4 giocatori. Quindi se trovo 4 giocatori pareggio. Io sono stato super fortunato. E mo trovo 4 giocatori pareggio. Scommetti? Impossibile, bro. Impossibile. Se trovi 4 italiani, bro, ti do 100 euro. 4 italiani in un pacchetto. 4 italiani in un pacchetto, 100 impossibile. Euro. Impossibile. Non valgono ovviamente le speciali. No! Eh no. Dai, vabbè, uno era italiano, però, dai. No, però! Vamos, non l'avevo mai visto questo, ragazzi. Che avatar è? Sono dei rubi. 4. Empoli. Sì. Ah, molto okay, carino. Forse ci manca. E abbiamo... niente del Belgio, Goran Pandev della Macedonia e la maglietta dello Spezia, ragazzi. Okay. Quindi ti fermi a un a uno e me ne vado. Ci addios. Punto, tirato avevo tirato. Regalato proprio perché Meret non so, non so se aprire questo pacchetto o questo. Scelta difficile. I dilemmi. Ti dico, scegli quello che il cuore ti consiglia. Allora, scelta difficile, lo cambio. Vabbè. Così non saprò mai. Ma è legale sta cosa. Non saprò mai cosa c'era in quel pacchetto. Addirittura, io mi terrò questo qua. Non lo snobbo, anzi, lo voglio spacchettare. Oh, vedi qua, guarda. Iniziamo benissimo con la squadra della Samp. E mi sa che già perso. Proseguiamo ancora meglio con la squadra femminile dell'Inter. Sì. Vai, ancora con la meglio. Sebraet belga e poi da prossimo italiano mi porto a 5 punti. In quel caso si prende un pacchetto e si fa lo spareggio a testa. Potremmo pareggiare, oh attenzione, vediamo se riesco a trovare il sesto italiano e vincere. 3 del Como, 3 del Benevento, Scudettini, Salemakers e Cordo. No, è la costa d'Avorio questa, non è l'Italia. E quindi pareggio, dobbiamo spareggio. Sì. Allora io direi di fare lo spareggio con i pacchetti standard. Oh, mi piace. Sfida curiosa, ragazzi. Mi piace. Vuoi fare apertura in contemporanea? Vai. Aspetta, devo ancora sceglierlo. Ok, questo è il mio pacchetto. Andiamo. Chiusi il fighter. Gaia per destra, quanto si vede, se no, eh? Vogliamo vederla questa sfida. Due italiani, allora. Sì, c'è un problema, niente, non valgono. Italia, regala, ovviamente dai. Non valgono, io ce ne ho 2 comunque. 3, 2, 1, vai! Polacco. Vabbè, ha trovato sportiva, è la... nuovo. Una prima. Delle prime che troviamo. 3, 2, 1, vai! Oh, ma in vantaggio, con Palazzoli. Ma in vantaggio, ha 7 punti. 3, 2, 1, vai, Gulam! Gulam è algerino, fermo. E Polacco. Allora, Polacco e... Via, Scudetti. Niente, vinco la sfida con 7 punti. Mamma mia che sfida. Sei. Accesissimo. C'è Pitelli, Caputo, Cambiaso, Ciccaroni, Zaniolo. No. Tu 6 e io 5. Ok, 6 punti. Me lo sbaglio il conteggio. Io 1, raga, ma e un punto per Simone. Mamma mia, raga. Bello. Tu hai dato 6, io ne avevo 5. No. E io avevo pareggiato 5, adesso ho trovato il sesto. Sì. Ci troviamo. Raga, 2 per me, 2 per Simone. Primo posto per Ale. Oh, incredibile, il super challengeone sta venendo vinto da Alessia. Ma ragazzi, guardate quanti pacchetti ci sono su questo tavolo. Guardate quanti pacchetti abbiamo qui. La challengeona è ancora molto lunga. Quindi lasciate tanti mi piace. Iscrivetevi se ancora avete fatto. Beh, da però ormai il comics è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!